L'ultimo tassello della stretta sulle attività speculative delle banche sbarca a Bruxelles. La Commissione ha presentato le regole che a partire dal 2017 dovrebbero impedire ad una trentina di banche a rischio sistemico il cosiddetto trading proprietario, investimenti rischiosi fatti con capitale proprio. Soddisfatto il principale sostenitore delle norme, il commissario europeo Michel Barnier, nonostante i critici accusino i regolatori di aver ceduto alle pressioni delle lobby finanziarie, annacquando la bozza. Le nuove regole infatti non arrivano a imporre la separazione definitiva tra le attività di deposito e quelle di trading, senza contare i tempi biblici del processo legislativo europeo e l'opposizione di Germania e Francia.